Allora Jordi, intanto ciao, tu stai dall'altra parte, mi stai facendo il video e questo praticamente è un tuo esperimento veramente straordinario. Abbiamo uno dei pochissimi campi, forse in Europa, di nocciolo super intensivo, ok? Allora mi dai conferma che noi abbiamo trapiantato questa pianta, diciamo vivai Jocoli, quindi alla Basilicata, 2021. Oggi ne abbiamo, aiutami, oggi è, vabbè, siamo giugno 2023, praticamente meno di, vabbè, diciamo che sono praticamente 2 anni e 3 mesi, 4 mesi, benissimo. Quali sono i vantaggi che abbiamo avuto? Intanto la distanza tra una pianta e un'altra, abbiamo 1,80 m per, tra le file, 4,5 m. Abbiamo 4,5 m, perfetto. Tu hai piantato questa pianta, l'hai fatto crescere fino a un'ottantina di centimetri, hai pulito sicuramente i germogli laterali, hai gestito l'emissione dei polloni, e questo ognuno si crea il suo sistema, quindi meccanico, con erbicida, a noi non interessa. L'importante è che diamo la possibilità a un solo tronco, quindi finalmente parliamo di monocaule per il nocciolo. Dopodiché hai lasciato libera la parte superiore. Libera. Corretto, libera. Che è successo? Dice, ma se la lasci libera ci la perdiamo. No, perché il vantaggio dov'è? È il dialogo tra le radici, che intanto si sono sviluppate tutte nel caballiones, perché qui che diamo acqua e elementi nutritivi. Queste, dialogando fra di loro, creano una sorta di autoregolazione. L'autoregolazione riduce l'attività vegetativa a vantaggio di che cosa? Dell'attività produttiva. Ok? Cioè, siamo a 2 anni e 3 mesi dal trapianto, questa pianta è piena di nocciole. Ok? Ricordiamo la varietà, la tonda? 12 fuori. Ok, è perfetto. Vogliamo vedere all'interno? Cioè, praticamente tu potatura, quante giornate lavorative di potatura? Tipo zero. Zero. Cioè, è assurdo. Andiamo a entrare ancora nell'altra. Giornate di potatura, zero. Abbiamo costituito un semplicissimo vaso che si è autoregolato. Questi germogli, che sono apparentemente vigorosi all'inizio, subiscono un arresto di sviluppo, quindi vanno a creare formazioni fruttifere, perché c'è l'autoregolazione. Questo è importante, perché qui troviamo il grosso dell'apparato radicale che dialoga, normale, perché qui troviamo gli elementi importanti, che sono acqua, elementi nutritivi, ma soprattutto ossigeno. E quindi è qui che noi troviamo tutto il sistema radicale, che dialogando con quella della pianta vicina crea una forma di autoregolazione e la pianta in equilibrio va da sola. Quali possono essere le evoluzioni della potatura di produzione negli anni? Diciamolo Jordi, al limite qualcuna di questa che diventa esausta, cosa applichiamo? Potatura di ritorno. Cioè, se qualcosa di questo insieme di rami non piace, ma deve essere quando? Il 10% all'anno? Nemmeno, non ci interessa, noi pratichiamo una potatura di ritorno. A che altezza la tagliamo? 20 cm, 30 cm? Da qui dal taglio c'è riscoppio ed è un ciclo continuo. Investimento di, facciamo che croce, un conto sulle piante, di 1200 piante per ettaro, más o meno? Sì, 1200 piante. 1200. Sì, è vero, c'è un investimento iniziale, ma per il costo che ha la nocciola, anche la pianta, è niente, ma il vantaggio è che avremo praticamente tantissima produzione in un periodo veramente molto breve. La raccolta un buon calibro. Un calibro. La raccolta come la eseguiamo? Buttiamo tutto per terra, tanto cade naturalmente, giusto? Uno, due passaggi, come si fa in tutti i posti. Però il vantaggio del monocaule è sicuramente straordinario, proprio per una questione di gestione. Prossimo video, poco prima della raccolta, ci divertiremo a capire quando, a distanza di 3 anni, meno di 3 anni dal trapianto,
quanta produzione riusciamo ad ottenere in un impianto di Noccioleto. Ok? Ci diamo questo appuntamento. Ciao e grazie Jordi. Ciao Vito.